Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la mancata riapertura degli impianti sciistici perché l'inizio della stagione slitta nuovamente al 5 marzo, provocando l'ira delle regioni, degli operatori del settore e anche della Lega. L'ennesimo stop al turismo invernale a poche ore da quella che era la programmata riattivazione degli impianti rischia di diventare la prima grana del nuovo governo di Mario Draghi e all'orizzonte delle future misure anti-Covid su cui pesa l'incognita delle varianti del virus è emerso il parere del consigliere del ministro della salute Walter Ricciardi, che ha detto che è fondamentale cambiare subito la strategia di contrasto al Covid, ovvero un lockdown totale in tutta Italia, che sia immediato con la chiusura delle scuole, facendo salve solo le attività essenziali. La Lega però è insorta sulla decisione appunto degli impianti sciistici. Ha detto non è possibile continuare con il metodo Conte, ovvero l'annuncio la domenica e la chiusura del lunedì. C'è bisogno di un cambio di passo repentino per gli operatori della montagna che parlano comunque ormai di una stagione saltata, nonostante quanto è stato investito per la riapertura e chiedono ristori. Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha espresso stupore e sconcerto anche a nome delle altre regioni per la decisione di bloccare appunto la riapertura a poche ore dalla ripartenza. Lo stop del governo però non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, 1720 metri nel comune di Craveggia, nell'omonima Valle Vigezzo in Alta Ossola. Infatti, nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione hanno deciso di aprire gli impianti. Ha detto Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti appunto nella valle a ridosso del Canton Ticino. Ancora venerdì la regione ci aveva assicurato la riapertura e abbiamo predisposto tutto in sicurezza per riaprire e così abbiamo fatto. Gli Stati Uniti hanno una lunga e storica relazione con l'Italia, ci congratuliamo con il nuovo governo e siamo impazienti di continuare la cooperazione per accrescere i nostri risultati e affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte come comunità globale. Così ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano commentando ai microfoni dell'ANSA il nuovo esecutivo di Mario Draghi. Qualche ora prima era arrivato anche il tweet di congratulazioni da parte del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha detto a Draghi: congratulazioni, non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei, professor Draghi, per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante tutta la leadership del G20 e affrontare le sfide globali, partendo dal Covid al climate change, ha concluso il presidente. Ora i casi Covid nazionali sono 11.068 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con le vittime che invece sono state 221. I test invece processati sono stati 205.642 tra tamponi molecolari e test antigenici rapidi, in calo di 85.000 rispetto alla giornata di sabato. Il tasso di incidenza invece è salito al 5,3%. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva su tutto il territorio nazionale sono 2.085, tornando ad aumentare di 23 unità rispetto a sabato nel saldo complessivo tra ingressi e uscite, mentre invece sono 18.449 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 51 in meno rispetto alla giornata di sabato. In Campania invece sono 1.603, di cui 79 sintomatici, nuovi positivi sul territorio, come diramato di consueto dall'unità di crisi regionale. I test processati sono stati 19.987, con il tasso di incidenza all'8,07%, in calo di circa mezzo punto percentuale rispetto all'8,57% della giornata di sabato. Le nuove vittime sono state 7, con un totale che supera i 4.000 su tutto il territorio regionale dall'inizio del periodo pandemico, 686
i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto a livello regionale, l'occupazione delle terapie intensive è salito a 111 posti con un aumento di 7 persone nelle ultime 24 ore, mentre invece la degenza ordinaria è di 1.322 posti con meno 34 appunto in una sola giornata. Il maltempo che imperversa negli ultimi giorni ha moltiplicato le segnalazioni sul territorio campano di crolli e cedimenti. In particolare a Piazza Fuga c'è stato il cedimento di una parte del cornicione di un palazzo che ha colpito alla spalla un passante. Episodio analogo a Via Tanucci, dove grosse pietre si sono staccate dalla facciata di un edificio abbattendosi al suolo, senza però causare feriti. Infine a Via Trinchera, dove grossi pezzi di intonaco si sono staccati da un palazzo di proprietà della Curia, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Anche a Via Diocleziano, le forti raffiche di vento hanno tirato giù un grosso cartellone pubblicitario. È necessaria comunque una verifica periodica delle strutture, non solo condominiali, ma anche di cartellonistica, al fine di evitare nuovi eventi, ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, perché i passanti, automobilisti e motociclisti hanno anche perso la vita perché hanno avuto la sventura di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ci spostiamo a Somma Vesuviana perché il sindaco locale Salvatore Di Sarno ha detto che le piazze sono state chiuse non solo nella giornata di San Valentino, ma verrà replicato il tutto anche nella giornata di Carnevale, ovvero il prossimo martedì 16 febbraio, con divieto di manifestazioni sia all'aperto che al chiuso. Il primo cittadino però ha voluto ringraziare i suoi concittadini dicendo che stanno dando prova di grande civiltà, comprendendo quelle che sono le scelte difficili delle ultime ore. Ha detto: dobbiamo continuare su questa strada rispettando quelle che sono le norme di sicurezza. La curva dei contagi Covid ha fatto registrare un aumento nella fascia da 0 a 5 e 11-13 anni. E inoltre l'unità di crisi ha segnalato un alert per la città di Somma Vesuviana proprio fino al prossimo 20 febbraio. Infatti, fino a quella data le scuole sul territorio resteranno chiuse. Non solo problematiche Covid sul territorio di Somma, ma anche un'abbondante nevicata e l'emergenza gelo. Lo stesso sindaco Di Sarno ha detto che nella notte i volontari della Protezione Civile Cobra 2 hanno sparso il sale lungo le strade della zona alta del territorio di Somma, sotto il coordinamento del presidente Vincenzo Secondulfo, ed in particolare interessati dai lavori via Castello, per evitare naturalmente nelle prime ore del giorno, dove il gelo è ancora ben presente, pericoli agli automobilisti, e dunque con l'obiettivo, come sempre fondamentale, della tutela della pubblica incolumità. Ci spostiamo a Caserta con il consueto bollettino di aggiornamento pandemico a cura dell'ASL di Terra di Lavoro. Nella giornata di ieri, di domenica 14 febbraio, sono 207 i nuovi positivi, con 100 guariti e 2 deceduti, con un saldo complessivo di più 100 positivi su tutto il territorio. Il numero di test processati, come vedete in grafica, è stato di 1.841, per una nuova importante risalita del tasso di incidenza, che è arrivato all'11,2%. Maddaloni è in cima per numero di contagi, con 232 casi attivi secondo l'ultimo bollettino, seguita poi da Caserta con 229 e infine c'è Marcianise con 177. Restiamo nel casertano perché ci sono stati provvedimenti non tutti uguali di alcuni sindaci concernenti la riapertura delle scuole in data odierna. Infatti il sindaco di Caserta, Marino, ha sospeso le attività didattiche in presenza proprio per la giornata del 15 di gennaio a causa dell'emergenza gelo e neve, con la città della Reggia che è stata caratterizzata da appunto una nevicata nel pomeriggio di ieri, ed è appunto stata disposta la chiusura delle attività in presenza per tutte le scuole di ordine e grado. Stesso provvedimento e stesse
le motivazioni che sono alla base del provvedimento anche del sindaco di Casaggiove, Giuseppe Vozza. Percorso diverso invece per Marcianise, dove attraverso i propri canali social il sindaco locale Antonello Velardi ha previsto nella notte quelle che sono state operazioni di spargimento di sale proprio all'esterno degli istituti scolastici proprio per scongiurare qualsiasi problema, prevedendo appunto le attività didattiche in presenza per gli istituti insistenti appunto sul territorio locale. Chiudiamo con il calcio: successo sotto la neve e il gelo dello Stadio Pinto nella giornata di San Valentino per la Casertana, che batte 2-0 il Teramo grazie alle reti di Cuppone e Turchetta. Campo difficile proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma con una prova di grande carattere i falchetti sono riusciti ad ottenere 3 punti in classifica, mantenendo la porta inviolata, abbandonando definitivamente le zone retrocessione, anzi addirittura andandosi a rilanciare in ottica playoff. Al termine dell'incontro, grande soddisfazione in conferenza stampa, sentiamo le parole di mister Guidi e dell'autore del 2-0 Turchetta. Sì, questo è quello che vi ho sempre detto, nel senso la squadra è sempre stata gruppo. Ora chiaramente siamo migliorati dal punto di vista dei concetti di gioco che i ragazzi riescono a esprimere con più continuità all'interno della partita. Ed è normale che in questo momento, ora anche con l'aiuto dei risultati che stanno venendo, la squadra ha acquistato autostima, ha acquistato fiducia in se stessi e sanno che possono giocarsela con tutti quanti. Ma allo stesso tempo, come quando abbiamo commesso degli errori grossolani contro la Ternana, sappiamo che nel momento in cui smettiamo di essere squadra e di giocare con quelli che sono i nostri principi di gioco, rischiamo di prendere gol da chiunque. No, ma sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto forte, anzi io penso che il Teramo sia proprio il termometro della crescita che ha avuto la Casertana. Perché se vi ricordate la partita dell'andata è stata una partita completamente opposta. Io penso che oggi il primo tempo, anche in relazione dell'avversario che avevamo di fronte, della loro qualità, della loro forza, della loro capacità di pressing, la squadra penso abbia giocato veramente un bellissimo calcio e essere 0-0 veramente mi distruggeva dentro, perché i ragazzi meritavano di essere in vantaggio, forse anche sul 2-0. Perché hanno creato una mole di gioco clamorosa e 2 palloni sono veramente occasioni clamorose. Quindi ero contento. E rispetto al girone d'andata, chiaramente si è notata la crescita che hanno avuto sia come singoli, ma come squadra. Sì, dovevamo rifarci. Sicuramente 5 gol è stato un passivo pesante e una squadra come la nostra matura, perché dal 2021 siamo maturi e non può permettersi di fare quello che ha fatto, soprattutto nella compattezza. Quindi avevamo quei 45 minuti da riprendere e siamo partiti bene, abbiamo spinto e fortunatamente è arrivata questa vittoria che tutti aspettavamo. Ma guarda, io la classifica non la guardo, io guardo i risultati, quindi abbiamo fatto 6 vittorie e 2 sconfitte e dobbiamo continuare, sicuramente dobbiamo migliorare il trend perché comunque nelle ultime 3 avevamo fatto 2 sconfitte e quindi questo non ci andava bene. Noi facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci pensiamo ad aprile quando sarà. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo anche perché sicuramente non è una scusa il fatto che era tanto che non giocavo con continuità, però le buone prestazioni magari di squadra hanno sopperito a questa mia mancanza e mia presenza in tutti i 90 minuti, diciamo per incidere nella gara. E è chiaro che giocare in partite ravvicinate ogni 3 giorni non è facile per tutti. Avevo bisogno di prendere minutaggio, di prendere gamba. Il mister mi ha dato l'occasione di farlo spesso e penso che adesso mi sento bene e devo incidere. No, certo, devi sempre incidere perché comunque sia giocando in attacco devi far gol o assist, devi fare la differenza perché sennò è giusto che faccia altre scelte. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di giornata.